Magari Bene. se riusciamo a beccarci, tra qualche mese credo, non sono sicuro, credo ci sia questo appuntamento di tennis a Torino, mi pare si chiami NITTO ATP Finals, però non sono sicuro. E visto che magari tu vivi a Torino, potrebbe essere bello incontrarsi, noi due prima di tutto, perché non ci siamo mai visti in vita Personalmente. reale. No, sicuro, lo sai che se venite a Torino siete ospiti della casa. Ciao ragazzi, come va? Sono Paolo Dybala e sono qua a incontrare un grandissimo tennista italiano, Matteo Berrettini. Come stai, Matteo? Tutto bene? Ciao Paolo, tutto bene, grazie, grazie dell'introduzione. E poi ti volevo chiedere, voi nella gara, come preparate la giornata? Ogni partita è diversa dall'altra, no? Ci sono partite che si sentono un po' di più a livello di tensione. Sono sicuro che la finale di Champions League non è come, tra virgolette, una partita normale di campionato, no? Quindi anche quello c'è da organizzarsi con quello, perché spesso magari uno non riesce a dormire oppure mangia di meno perché è troppo teso. Però adesso se ti devo chiedere come hai preparato la finale di Wimbledon, eri nervoso, eri teso, eri rilassato? Se penso a Wimbledon, penso solo ovviamente a cose positive, nonostante io abbia perso la finale, perché è stato un torneo bellissimo. Però dormire ho dormito bene, però non ho mangiato praticamente nulla. E infatti durante la finale un pochino stanco mi sentivo, beh, avevo lo stomaco completamente chiuso e cercavo di sforzarmi, però non entrava proprio. Quindi è stato difficile da gestire perché poi, come sai bene, i grandi slam si giocano 3 set su 5. Contro Djokovic non è proprio una passeggiata di salute. Quindi stavo lì negli spogliatoi, eravamo solo io e Novak, e lui ovviamente ha giocato più di 30 finali di uno slam, quindi era sicuramente più abituato di me, sicuramente sentiva la tensione. Stava lì che con la musica nelle cuffie che si rilassava, e io stavo lì e dicevo: a me non mi entra neanche il riso, come faccio a Quindi giocare? Però sì, voi siete insieme nello spogliatoio, no? è vero, poi questa è una cosa diversa perché voi non è così, noi siamo nello stesso spogliatoio, sì. Una volta che inizia la partita, tutta quella magari nervosismo, tensione, adrenalina va via, no? Già ti dimentichi tutto, inizia a fare quello che devi fare, quello che hai preparato, no? Sì, le paure, le tensioni, mi ricordo mi sudavano le mani, appunto non riuscivo a mangiare, parlavo con il mio team, un po' mi girava la testa, e poi però ti scatta quella cosa 20-30 minuti prima che inizi la partita, ti inizia a scaldare, ti arriva quella scossa appunto di adrenalina, di voglia di vincere così, e ti senti che puoi battere chiunque, no? E senti, dici, sono qui perché me lo sono meritato, e adesso entro dentro e spacco tutto. Poi dopo, alcune volte si vince, alcune volte si perde, però le emozioni, insomma, sono riuscito a gestirle abbastanza bene in campo. È stata un'esperienza pazzesca, sperando che in futuro si possa ripetere. Però ti volevo chiedere, se tu hai mai vissuto una giornata così, una partita che hai sentito particolarmente. Credo che la prima, ovviamente, è stato l'esordio, quando io giocavo in Argentina con 17 anni. Il mio sogno si stava per avverare, quindi avevo tanta tensione dentro il corpo, ero giovane, non sapevo cosa fare. E quando siamo arrivati al campo, mi hanno fatto fare una partita di calcio tennis dentro lo spogliatoio per sciogliere quella tensione, quel nervosismo e Vedi che il poter tennis è entrare sempre tranquillo. presente. Hai visto? Dall'inizio carriera. E quello ha funzionato, diciamo. Sono entrato in campo, ho fatto una bellissima partita. Quando mi ha chiamato l'allenatore per entrare, ho iniziato a sudare dappertutto. Cioè, quello non mi aveva mai successo. Quella è una cosa che non mi aveva mai successo. Però l'esordio con la nazionale, cioè, era il sogno di tutta la vita, diciamo, di ogni bambino, di tutti i miei amici, di tutta la mia famiglia. E quindi era un momento particolare e la notte della Champions, la finale della Champions con la Juve, anche è stata una notte che ho cercato di addormentarmi da solo senza andare a dormire prima. Ho detto,
per dormire meglio e non riuscivo a dormire, era impossibile dormire, però credo che alla fine quella sensazione lì sia una cosa bellissima. C'è tanto di noi lì dentro, cioè quello che il corpo ha sono tutti gli allenamenti che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo lavorato per arrivare a quel momento, e significa tanto per noi quel momento, quindi sicuramente per quello il corpo reagisce di questa maniera. È bello ricordarsi che alla fine noi siamo atleti di altissimo livello, però alla fine siamo esseri umani, no? Cioè nel senso che non siamo robot, che siccome tu sai calciare a giro sul secondo palo lì, allora tutte le volte che ci provi ci riesci, ci sono le emozioni, ci sono appunto le sensazioni, ci sono i momenti no, i momenti sì, e quindi poi le emozioni sono le cose che rendono lo sport, secondo me, così, così bello, no? Perché se fosse tutto uno più uno fa sempre due, alla fine sarebbe pure noioso. Quindi volevo capire un po' se voi come funziona, cioè tu lo senti il momento che stai in forma, no? Cioè, tu senti il momento e dici, mister, fammi giocare che sto giocando bene. Perché noi abbiamo la fortuna che non abbiamo sostituti, noi giochiamo sempre. Voi dovete fare anche, tra virgolette, un pochino a gara con i vostri. Non mi arrabbiate con l'allenatore se vi sostituisce. Se esatto, c'è il cambio, non mi arrabbiate. Esatto. È importante avere uno spirito di squadra importante, insomma, cioè avere uno spirito di squadra forte, no? Sì, sicuramente. Io ho avuto un po', diciamo, ho avuto gruppi bellissimi dove tutto il gruppo era eccellente. Ho avuto la fortuna di stare con Buffon, con Dani Alves, con Cristiano Ronaldo, poi in nazionale anche ho avuto la fortuna di stare con Messi, Mascherano, Di Maria, Agüero, ci trovavamo bene, andavamo tutti insieme, ridevamo, scherzavamo, c'è un allenatore, c'è una società molto forte, molto importante dietro che ci sostiene, quindi molte volte ci possiamo appoggiare a loro per prendere le migliori decisioni, no? Per il gruppo soprattutto. Poi alla fine la responsabilità è tutta tua. Sì, no, quello è ovvio che alla fine a scendere in campo sono io, quindi la maggior parte della pressione, della tensione la sento io, però come dicevamo prima non è che hai sostituti, quindi se le cose non vanno per te non vanno, non è che la tua squadra tra virgolette ti può aiutare. Quindi è una questione anche di, secondo me, di mentalità, no? Di come approcci le cose. Il mio allenatore, sono con lui da quando ho 14 anni, me l'ha insegnato e mi ha indottrinato su questa cosa, sul fatto di cercare di imparare da tutte le situazioni, soprattutto da quelle difficili, no? Perché è lì che si cresce. Con il mio allenatore ho un rapporto praticamente quasi padre-figlio, in cui scherziamo e io continuo, gli faccio scherzi, cose, lo filmo mentre dorme. Lo sveglio, poi cioè, sa che davanti magari facciamo. Se io facessi quello al mio mister, mi licenziano l'altro giorno. Ma il tuo problema è che tu non paghi il tuo mister, io lo pago, quindi me lo posso permettere, capito? È vero. Invece quello a cui ti sei ispirato quando eri più piccolo, magari da cui hai imparato, dici io voglio diventare come lui, no? A livello di mentalità. Come idolo ho avuto sempre Ronaldinho, no? Cioè per la sua classe e per come lui si divertiva dentro il campo. Almeno io personalmente non l'ho mai nascosto, sono cresciuto idolatrando Roger, e mi piaceva il modo in cui faceva tutto, sembrava tutto facile, un pochino quello che faceva Ronaldinho, no? Nel senso tutto sembrava facile per lui, e il modo in cui stava in campo, la sua eleganza, il modo in cui parla, l'energia che trasmette. Molte volte ho magari saltato una partita di calcio per guardare una di tennis sua, anche perché purtroppo non l'ho mai visto dal vivo e spero poter farlo. Credo che questa sia la cosa più bella dello sport in generale. Per me personalmente, non so per te, quando magari capita, mi mandano dei video oppure mi fanno vedere che ci sono i bambini che giocano col cappello all'indietro, che mi dicono che fanno dritto come me, cioè quelle cose lì per me sono una delle ragioni per cui faccio quello che faccio, insomma. Il pensiero che loro guardano me come io guardavo Federer è una cosa pazzesca. Magari se riusciamo a beccarci, tra qualche mese credo, non sono sicuro, credo ci sia questo appuntamento di tennis a Torino, mi pare si chiama Nitto ATP Finals, però non sono sicuro. E visto che magari tu vivi a Torino, potrebbe essere bello incontrarsi. Noi due, prima di tutto, perché non ci siamo mai visti in vita reale. No, sicuro, lo sai che
se venite a Torino siete ospiti della casa, non vi dovete preoccupare. Grazie mille, vi aspettiamo. Grazie mille. In bocca al lupo, ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Grazie.